Bravo, attivato. Anche quando finisce. Stavamo parlando della reattività degli alcani, va bene o no? La reattività degli alcani, le reattività degli alcani sono, come abbiamo visto, due. Va bene, rivediamola perché adesso sto facendo appunto specifico alcune considerazioni sulla sostituzione. Prima di tutto, ricordiamoci che la prima reazione è questa qua, con cui si fanno sempre gli alcani, ed è la reazione di combustione. In questa reazione, che è stata scritta dal punto di vista chimico, chiaramente manca la cosa che conta di più, cioè questa reazione perché si fa venire? Non me ne frega niente, anzi, non sono tanto contento che si formi anidride carbonica, purché la reazione avvenga con un'ottima resa e neanche dell'acqua allo stato di vapore, ovviamente, ma a me interessa per cosa? Perché qui si libera del calore, chiaro o no? E inutile che io vi ricordi la termodinamica, l'avete vista di fisica, l'avete vista, no? La termodinamica. Voi trasformate il calore poi in energia cinetica nei motori a scoppio, ma la resa, cioè la trasformazione del calore in energia cinetica a causa del secondo principio della termodinamica è sempre un qualcosa di carente, cioè io ho sempre meno, non ho tutto il calore che si trasforma in energia cinetica. È chiaro o no? Punto. Quindi io vi ho detto che qui manca il calore, vi ho detto anche che questa è una bestemmia perché che siano, vedete che qui non me ne frega niente che le catene siano ramificate, lineari o qualsiasi tipo di. Io distruggo tutte le catene senza tante storie. Quindi, che cosa faccio? Ci sono delle molecole che hanno delle caratteristiche diverse e le tratto tutte nello stesso modo. Vi avevo fatto l'esempio del libro, è come se io prendessi dei dentisti e li mandassi senza offesa per i contadini, a zappare la terra. Capito bene o no? Chiaro? In Italia poi succede l'opposto, si prendono degli zappaterra e si mettono ai posti di comando. Chiusa la parentesi. Sentiamo. Esatto. Allora, altro dettaglio a cui accenno velocemente. Quando voi i motori a scoppio come funzionano? Voi dovete, quando avete la miscela di benzina e di ossigeno, scocca la scintilla. E questa è l'unica fase utile del pistone. Scocca la scintilla, la miscela si accende, si sviluppa calore, il calore legge, se non sbaglio, di Charles, oserei dire, aumentando la temperatura aumenta la pressione. Aumentando la pressione il pistone è spinto verso il basso. Siamo tutti d'accordo, sì o no? È chiaro? Quando è che io ho il massimo della potenza? Quando, quando la miscela, prima di incendiarsi con lo scocco della scintilla, è compressa al massimo. Avete capito o no? Benissimo. Naturalmente io non posso comprimere a caso. Il volume a cui la miscela deve essere compressa deve essere specificato esattamente, perché se io comprimo la miscela per più di quello che è possibile, mentre la comprimo si incendia da solo. Invece la miscela quando è che si deve incendiare? Solo quando c'è la candela che scocca, giusto? Quando si verifica questo fenomeno, si dice che il motore batte in testa. È chiaro, sì o no? Quindi per rendere la miscela più comprimibile bisogna avere delle benzine estremamente ramificate. È chiaro? Se non si hanno delle benzine ramificate, c'è un escamotage, e cioè l'aggiunta di additivi. Prima erano alla base di piombo, poi si sono visti che sono nocivi. Io mi ricordo all'università c'era un bellissimo corso, 40 anni fa, parliamoci chiaro, ma suppongo, spero che le cose belle non siano cambiate. Io non l'ho fatto perché non era il mio settore, che si chiamava, aspettate, analisi chimica o qualcosa del genere. La cosa divertente era che
che il docente, un ottimo docente, si chiamava Ostacoli. Quindi la prima volta che io ho sentito questa cosa mi hanno detto analisi chimica con Ostacoli. Io mi chiedevo che tipo di esame fosse. Ebbene, in questa esercitazione che cosa facevano? Lo studente andava dal docente, il docente non faceva lezioni, gli dava a disposizione il laboratorio e la strumentazione, gli diceva voglio che tu mi faccia una ricerca, conduci delle analisi e poi mi dai i risultati. È chiaro? E lo studente ovviamente veniva guidato, ma aveva una certa libertà. È chiaro o no? Ebbene, le analisi erano le più varie. Per esempio, io mi ricordo alcune tematiche, alcuni studenti prendevano, una delle tematiche era prendere il dentifrici e misurare la quantità di fluoro che c'era all'interno. Un'altra era prendere le lattine di tonno e vedere quanto metallo si scioglieva nell'olio, il metallo della saldatura. E una delle tematiche era che gli studenti avevano a loro disposizione un campo di cavoli. Il campo di cavoli era messo a ridosso di un'autostrada, i cavoli erano seminati su delle strisce parallele all'autostrada, quindi in modo abbastanza regolare, strisce alternati, e gli studenti dovevano prendere i cavoli e analizzare una doppia analisi, cioè strato prima di tutto, cavolo più vicino all'autostrada, prima striscia proprio a ridosso, seconda striscia, terza striscia, è chiaro? Quindi si prendeva i cavoli a distanze sempre maggiori rispetto all'autostrada. A questo punto dal cavolo si prendeva primo strato più esterno, giusto? Poi si toglieva le foglie del primo strato più esterno, si prendeva il secondo strato e si misurava la quantità di piombo che era presente sulle foglie, ed era una quantità terribile. Chiaro? Piombo è nocivo, vi ricordo che provoca una malattia che si chiama saturnismo. Nell'antica Roma il piombo era usato moltissimo, sentiamo. Ricordo che infatti si pensa che una delle cause della fine di Roma. Perfetto. Di piombo e degli acquedotti. Esatto, gli acquedotti. Perché usavano solo il piombo per gli acquedotti? Perché è un metallo che serve per fare ovviamente le giunture, non i tubi in sé, che non una stupidaggine perché ci avevano gli acquedotti, i tubi, i gomiti, queste cose qua, ed è il metallo che ha il punto di fusione più basso. Cercate sempre di ragionare dal punto di vista tecnico. La temperatura elevata non poteva essere raggiunta al tempo dei romani e quindi loro usavano il metallo, l'unico metallo che erano capaci di fondere. È chiaro o no? Perfetto. Allora c'è stata la rivoluzione, hanno tolto questa benzina rossa e hanno messo degli additivi di natura vegetale che non provocano il saturnismo ma il cancro. È chiaro? Perché vi dico questo? Perché in realtà questi prodotti di scarto che provocano il cancro vengono eliminati attraverso la marmitta catalitica. È chiaro o no? Quindi è obbligatoria la marmitta catalitica. C'è solo un piccolo problema, che come avete studiato in chimica generale, quando voi avete la marmitta catalitica, che cosa succede? Voi avete che non si annulla l'energia di attivazione, un minimo di temperatura ci vuole. Questo che cosa vuol dire? Che i primi 15 minuti la vostra benzina verde sputa fuori delle sostanze cancerogene senza distruggerle nella marmitta catalitica. È chiaro o no? Non solo, ma se voi fate girate in città, pensate, arrivate, spegnete, accendete, eccetera, la marmitta catalitica non fa tempo ad attivarsi. È chiaro? Ultimo dettaglio, da questo punto di vista, l'ultima innovazione, ottima come quella che noi abbiamo in Piazza Primo Maggio. Cosa avete in Piazza Primo Maggio? Un tipo di pavimentazione che ha la capacità di catalizzare la distruzione di queste molecole cancerogene quando c'è il sole. È chiaro, sì o no? La superficie funziona da catalizzatore. È chiaro? Però non è che ce ne sia tanto e poi in ogni caso ci vuole il sole. È chiaro o no? Chiusa la parentesi sull'inquinamento.
Allora, torniamo a noi, la reazione di combustione. Mi sembra ovvio che la reazione di combustione dobbiate saperla bilanciare senza discutere, è chiaro? E per bilanciarla senza discutere, che cosa dovete avere? Dovete avere, vediamola subito velocemente, scusate, non so che cosa ho visto. Allora, solo un secondo. Allora, quando voi avete la reazione di combustione, esaminiamola. Come si fa a bilanciare? Per bilanciare si fa così. Andate. Si parte dall'alcano. Va bene o no? Una volta che ho l'alcano, guardo. Gli atomi di carbonio sono N. Quindi le molecole di anidride carbonica saranno N, giusto? Gli idrogeni sono 2N più 2 e devo dividere per 2 perché l'idrogeno doveva finire nell'acqua, spero che sia chiaro, giusto sì o no? Una volta che ho sistemato l'anidride carbonica e ho sistemato l'acqua, devo sistemare le molecole di ossigeno. È chiaro o no? Nelle molecole di ossigeno che cosa c'ho? Il pedice 2, quindi qua ci deve essere una frazione con 2. E quanti saranno gli ossigeni qui? Quanti se ne formano? 2N, siamo d'accordo nella prima. Nella seconda quanti sono necessari? N più 1. Perché questa frazione sia semplificabile con 2? Ditemi voi, N deve essere pari o dispari? Assolutamente no, N deve essere dispari. Se N è dispari, vedete che 2N continua a essere pari. N più 1 diventa pari, pari più pari ottengo una numero pari che diviso per 2 si semplifica. Quindi se n è dispari ottenete qui subito senza tanti problemi il numero corretto. Se fosse n in, se n fosse, ho detto dispari, non ci sono problemi. Se n fosse pari, che cosa dovete fare? Moltiplicare tutto per 2. È chiaro a tutti o no? Siamo d'accordo? Spero di sì. Allora andiamo avanti. Quindi questa reazione l'abbiamo discussa abbondantemente. Reazione di alogenazione. Naturalmente gli stadi li dovete sapere bene, rottura omolitica del legame alogeno-alogeno. Vedete che qui è stato preso il cloro come esempio di alogeno. State attenti perché dobbiamo discutere attentamente sull'utilizzo dell'alogeno. È chiaro o no? E vedete le due reazioni che abbiamo visto. Dopo la reazione 3 vedete che si forma un altro radicale che può continuare, quindi voi avete reazione 1, poi 2, 3, 2, 3, 2, 3, fino a quando non si interrompe. Quando può interrompersi? Un modo per interrompersi quando due radicali si scontrano, per esempio ClCl, ma si forma Cl2 che non mi interessa, oppure, come abbiamo visto, si forma la dimerizzazione delle catene di alcani che avevamo e questa è una dimostrazione del meccanismo cinetico, cosa che abbiamo già detto. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Ok? Perfetto. Adesso stiamo attenti e valutiamo la selettività. È chiaro? Selettività, vi ricordo che nelle reazioni chimiche il mio desiderio quale sarebbe? Il no, desiderio di qualsiasi chimico che sintetizza sarebbe di ottenere un unico prodotto. È chiaro o no? In questo modo la resa è maggiore. Non solo, ma se io ho più prodotti devo preoccuparmi della separazione dei prodotti e non è detto che la separazione possa avvenire. La separazione come avviene? Attraverso le proprietà fisiche. È chiaro o no? E la separazione non è detto che mi dia un risultato sicuro e sia possibile. È chiaro o no? Allora esaminiamo questa molecola. E esaminiamo, voi che cosa avete? Un carbonio primario, due carboni primari, scusate, quello all'inizio e quello alla fine, e un carbonio secondario. Quindi gli idrogeni ovviamente si chiameranno primari se sono legati al carbonio primario o secondari se sono legati al carbonio secondario, giusto sì o no? Ebbene, con il cloro trovate questa fregatura, cioè non trovate, la reazione non è regiospecifica, chiaro? Quindi ottengo una coppia di isomeri e circa la metà ed è una rottura ed è una cosa che dà fastidio.
regio specifica. Regio specifica, se io ottenessi soprattutto un prodotto, la reazione viene definita regio specifica, chiaro, al 90%, tanto per intenderci. Qui non ottengo un solo prodotto, ma posso ottenere due prodotti e la reazione non è regio specifica. Chiaro? Va bene? Regio fa riferimento agli isomeri di posizione, vedete che qui cambia la posizione. Stereo specifica invece a che cosa fa riferimento? Agli stereo isomeri, cioè isomero R, isomero S, isomero cis, isomero trans. È chiaro sì o no? Benissimo. Questa reazione non è regio specifica. Se noi abbiamo qua le due prendiamo invece questa molecola, siamo d'accordo, l'isopropano, ok? Vedete che in questo caso questa sostituzione funziona, qui abbiamo una maggiore reattività, questo isomero si forma di più e questo si forma di meno, ma l'aspetto interessante è con il bromo posso dire che la reazione col propano diventa regio specifica ed è quello che io desidero. Chiaro a tutti o no? Motivo di questo, a che cosa è dovuto? Allora, per capire questo motivo dovete ricordare che voi avete, dopo che si è formato il radicale, avete due stadi. È chiaro che questi sono i due stadi. Giusto o no? Sì o no? Avete quello che si chiama controllo, quello che si chiama controllo cinetico. Quindi che cosa devo guardare? Non la costante di equilibrio, ma la velocità di reazione, quindi devo guardare l'altezza dell'energia di attività. Allora, ricordiamoci sempre che l'energia di attivazione è difficilmente valutabile. È chiaro o no? E in modo non preciso. Come faccio allora a valutarla? Io non valuto direttamente questa, valuto l'energia del prodotto. Ovviamente tanto più del prodotto quando io ho una reazione che avviene in un unico stadio, come in questo caso. Siamo d'accordo tutti, sì o no? Principio di Hammond che abbiamo visto. Quando questo si abbassa, l'energia di attivazione si abbassa, quando questo si alza, l'energia di attivazione si alza. Avete capito? Quindi io ho delle informazioni indirette dell'energia di attivazione. Avete capito bene sì o no? Ok? Qual è la differenza tra l'energia e quella dei prodotti? L'energia di reagente ci potrebbe dare un input sull'energia di attivazione? No. Sì, sì e no, nel senso che se questa è bassa, l'energia di attivazione si abbassa, va bene o no? Se questa è alta, l'energia di attivazione si alza, punto. Chiaro? Ma la differenza di energia tra i reagenti e i prodotti, che cosa influenza? La costante quando c'è l'equilibrio chimico, giusto? Se io ho il controllo cinetico, una reazione con una sola freccia, me ne frego della costante, quindi e io che cosa vado a vedere? Solo l'energia di attivazione. È chiaro a tutti il concetto, sì o no? Benissimo. Allora, vedete che qui io ho formato il radicale e si forma l'acido. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Allora, a questo punto, io dovrei valutare, osservate, il seguente meccanismo. Anzi, non subito, cerchiamo di capire ancora una cosa, e cioè quella parte ve l'avevo già fatta vedere a proposito dei carbocationi, ma qui ci sono i radicali, guardiamo i radicali. Ci sono i radicali, il radicale più stabile qual è? Il radicale terziario. Quindi quando l'elettrone è sbagliato si trova su un atomo di carbonio che è circondato da altri atomi di carbonio. È chiaro a tutti o no? E il radicale meno stabile è metilico, poi primario, eccetera, eccetera. Questa sequenza naturalmente l'abbiamo vista ancora più esaltata, è chiaro, con gap energetici più alti quando abbiamo i carbocationi. Se al posto del radicale qui ci mettessi il più, e ovviamente in tutti gli altri, ci sarebbe la stessa sequenza e questo gap sarebbe ancora più alto. Questo ve lo ricordate? Spero di sì. Siamo tutti d'accordo? Allora ricapitoliamo. Questo ha l'energia di attivazione più bassa. Chiaro a tutti? Allora, se questo ha l'energia di attivazione più bassa, voi dovete distinguere, qui ci sono dei calcoli, lasciamoli perdere, che cosa ho qua?
Vedete che qui ho un radicale terziario che ha energia più bassa. Se questa ha un'energia più bassa, automaticamente questo che cosa va? Energia di attivazione più bassa. Avete capito bene sì o no? È chiaro a tutti? Allora, a questo punto, sì, a questo punto potrei farvi vedere tranquillamente la simulazione, che mi sembra decisamente esplicita. Dimenticavo, scusate. Voi come fate a capire questo? Perché c'è l'energia di attivazione più bassa? Perché c'è l'effetto induttivo. Avete capito bene sì o no? È chiaro? L'effetto induttivo, scusate, forse vediamo se lo metto, perché c'è una tabella che, la tabella, vediamo se riesco a darvela, solo un attimo, dovrebbe essere qui. Allora, ragioniamo sulla tabella, che dovete sapere bene, capire bene. Qui c'è tutto il discorsetto, lo vedete bene, con i carbocationi gli effetti sono più esaltati. Qui c'è anche il discorsetto che vi dicevo, state attenti, che anche se c'è il doppio legame, anche se questo ha raggiunto l'ottetto, la situazione non è stabilissima come in questo caso. Questo è l'unico e l'ideale come stabilità. È chiaro o no? Allora andiamo a vedere l'effetto induttivo, spero che sia qui. La tabella comunque sul vostro libro ce l'avete. Qui vedete che la classificazione, questo l'abbiamo visto già. Siamo d'accordo tutti o no? Allora, ecco, questa è una bella tabella. Ragioniamo su questa tabella. Effetto induttivo, che cosa vuol dire? Viene evidenziato con una freccia che dal gruppo si sposta. Se c'è l'effetto induttivo, che cosa vuol dire questa freccia? Che si allontanano gli elettroni. Onestamente, perché i gruppi alchilici, quindi i gruppi CH3 e le catene, abbiano questo effetto induttivo, io dico che non lo so onestamente, ma non mi sembra che me l'abbiano mai spiegato correttamente. Esiste, ricordatevelo bene. Siamo tutti d'accordo sì o no? Ovviamente l'effetto più I che cosa fa? Tende ad allontanare gli elettroni di legame. È chiaro sì o no? L'effetto meno I tende ad attivare gli elettroni di legame. È chiaro sì o no? Ora, se esaminate questi tre, voi avete alogeni, idrossili, alcossi, e qui che cosa ci sono? Lo vedete? Perché quando sono gli alogeni c'è un effetto meno I? Perché gli alogeni come sono? Molto elettronegativi. Se c'è l'ossigeno, vi ricordo che dopo il fluoro c'è subito l'ossigeno, che sia legato a un idrogeno, che sia legato a una catena, questo attiva. Se io ho un alcolato, cioè un ossigeno che ha perso un idrogeno, beh, questo ha carica negativa, questo non può, oltre a essere negativo lui, attivare anche. Quindi chiaramente questo ha un effetto induttivo più I. È chiaro sì o no? Notate adesso questa cosa qua. È chiaro? Io vi ho detto, anche se gli ossigeni non sono legati direttamente, ma sono legati con, in mezzo c'è un atomo di carbonio, c'è sempre un effetto meno I. Solo che se c'è, comincio già per annunciarlo, oltre ad esserci l'effetto induttivo I, c'è un effetto M, va bene o no? Che significa mettere in comune, che assomiglia, di mettere a disposizione degli elettroni, in un altro modo, siamo d'accordo? Mediante un legame dativo, posso anche dire di sì. Ok? Allora, l'effetto di questi che cosa diventa? E lo vedremo poi per bene. Quando c'è un atomo di carbonio non c'è un effetto meno M, ma c'è un effetto più M, ed è più importante, quindi comincio già per annunciarlo. Quindi l'effetto induttivo di questi, che è un effetto chiaramente meno I, perché c'è l'ossigeno, non è legato direttamente, è legato a un altro atomo. L'ossigeno succhia gli elettroni dall'atomo di carbonio. L'atomo di carbonio cosa fa? Si rifà su quello immediatamente vicino. È chiaro sì o no? Se c'è l'effetto invece più M, viene annullato dall'effetto più M, che è più marcato. Avete capito sì o no? Siamo tutti d'accordo? Quindi vedete, a questo punto i ragionamenti
sugli effetti induttivi sono molto semplici. A parte là, il gruppo alchilico, quando è che avete un effetto più I? Quando voi avete delle cariche negative, in tutti gli altri casi c'è un effetto meno I. State attenti però che l'effetto meno I, quando vedremo, potrebbe essere, vedremo la tabella corretta, potrebbe essere annullato da un effetto più M, che è tipico dell'ossigeno. Però l'ossigeno ha l'effetto più M, state attenti, se legato direttamente. Quindi questi due, anche l'azoto, questi due hanno un effetto più M. Ma quando c'è di mezzo un atomo di carbonio, l'effetto più M non c'è più e c'è un effetto meno M. Lo vedremo. È chiaro a tutti o no? Quindi questa tabella è stata commentata adeguatamente? Sì. Ok? Allora, M si intende il... lo vedremo poi. Ah. Ma è un qualcosa che assomiglia all'effetto I. Non è dello stesso tipo, ma significa mettere a disposizione degli elettroni. Ovviamente, se io ho un effetto più I, gli elettroni o più M, gli elettroni tendo ad allontanarli. Se un effetto meno I o meno M, gli elettroni tendo ad avvicinarli. Come vi dicevo, state attenti che gli ossigeni, gli azoto e l'ossigeno e l'azoto soprattutto hanno un effetto più M, quindi attirano, no scusa, più M, quindi danno la coppia. L'effetto più M surclassa l'effetto meno I, ma se c'è di mezzo il carbonio, io che cosa ho? Due cose, sia l'effetto meno I, sia l'effetto meno M. Avete capito bene o no? Sì o no? Va bene? Perfetto. Allora, la tabella l'abbiamo vista e adesso ragioniamo su quello che succede. Per ragionare prendiamo questa, come al solito, questa molecola. Allora, prima di tutto, in questa simulazione voi che cosa avete? Il radicale è chiaro che reagisce con il radicale che reagisce con la catena. E siamo tutti d'accordo, sì o no? Qui è stato preso un atomo di carbonio, un idrogeno primario che reagisce. È chiaro sì o no? Qui vedete l'effetto non primario, secondario, terziario, ma vedete l'effetto quando cambia l'alogeno. Siamo tutti d'accordo? Quando cambia l'alogeno, vedete che l'energia del composto tende a aumentare. Lo vedete bene o no? Notate anche che si parte dal cloro. Perché si parte dal cloro? Io ve l'ho già detto che il fluoro viene usato, va bene? Ve l'avevo detto che però il fluoro è un po' troppo reattivo e pericoloso, eccetera, eccetera. Quindi di solito si lavora con alogeni in cui non c'è il fluoro, e il fluoro è meglio non usarlo sotto forma di gas. Chiaro? Siamo d'accordo tutti? Il cloro è il più elettronegativo dopo il fluoro. È un alogeno che si può usare senza problemi. È chiaro? E io uso il cloro. Ovviamente io, cambiando gli alogeni, ho dei saldi. Cosa vuol dire che ho dei saldi? Avrò il cloro che ha elettronegatività 3, poi l'elettronegatività diminuisce e ho dei valori ben precisi. Qui che cosa è stato fatto? Qui è stato fatto, perché è stato messo X? Per indicare degli alogeni che non esistono, ma per indicare il cambiamento di elettronegatività in modo graduale. Avete capito bene o no? È chiaro? E i due limiti quali sono? Il cloro, che a parte il fluoro ha elettronegatività più alta, e l'ultimo limite che cos'è? Il bromo, che ha elettronegatività più bassa. Avete capito bene sì o no? Ora state attenti che qui viene fuori una cosa curiosa. Qui adesso che cosa c'è? La differenza quando si fa reagire un atomo di carbonio primario o un atomo di carbonio terziario. Stare bene attenti! È chiaro? Quando io faccio reagire il cloro, abbiamo visto che questa energia è molto bassa, giusto sì o no? Ma non è solo molto bassa. Vi avevo detto anche la posizione sull'asse X. Se questo è basso, è chiaro, è spostato verso i reattivi, giusto sì o no? Stare bene attenti, drizzare bene le corna. Quando questo è spostato verso i reattivi, qui la molecola è la stessa. Semplicemente in un caso reagisce
l'idrogeno terziario, in un caso che cosa reagisce? L'idrogeno primario, ma la molecola di partenza è la stessa. Allora vedete che se io ho il cloro, che cosa succede? Essendo spostato da questa parte, cioè il cloro abbiamo detto che si trova in basso, siamo tutti d'accordo sì o no? Questo si trova vicino ai reattivi. Se questo si trova vicino ai reattivi, ci sarà una differenza, questo è più basso e questo più alto. Ma visto che qui l'energia è la stessa, la differenza sarà molto bassa. Avete capito sì o no? È chiaro? Se io invece ho il bromo, che cosa succede? Il massimo dove è spostato? Verso i prodotti. Ma se è spostato verso i prodotti che hanno questa bella differenza, automaticamente l'energia di attivazione dei due composti sarà molto alta. Avete la differenza di energia di attivazione sarà molto alta. Avete capito sì o no? Allora voi capite che se io ho il cloro, vale la regola statistica, concedetemi questa espressione, do coio coio. Che cosa vuol dire? Che il cloro, Cl-, che cosa fa? È molto reattivo. Ci sono, è come se qui ci fosse panino al prosciutto, va bene, e sotto panino al prosciutto di marca più scadente, ma è sempre panino al prosciutto. Arriva uno che ha fame, che se ne frega, che cosa fa? Non gli importa tanto di prendere il prosciutto più meno scadente o più buono. È chiaro? Quindi in questo caso che cosa succede? Visto che la differenza è piccola, non ci sarà una selezione che avviene a causa della differenza di energia di attivazione. Invece qui la differenza di energia di attivazione è alta, vi ricordo perché so che è alta, non perché posso valutare questa, che vi ho detto che è difficilmente misurabile, ma perché posso valutare questa. Avete capito? Questa è alta, automaticamente l'energia di attivazione non sarà così alta, ma è alta. Avete la differenza di energia di attivazione. Avete capito bene sì o no? È chiaro a tutti? Allora, stare bene attenti a questo ragionamento. Se io ho il... reagisce il cloro. Allora, voi avete un effetto statistico. Vi faccio subito vedere la molecola che è stata presa in considerazione, cioè l'isobutano. È chiaro? Se io valutassi la sostituzione dal punto di vista della statistica, io ho quanti atomi di idrogeno ho qua, che sono primari, ne ho 3, giusto? 3, quanti sono in tutto? Gli atomi di sono 9, giusto o no? Cn, gli atomi di carbonio, sì, sono 9, no. C sono 4, C4, 2N significa 8, 8 più 2, 10. Giusto sì o no? Gli idrogeni sono... Se io guardassi la statistica, quante volte dovrebbero reagire questi? 3 volte su 10, giusto sì o no? Siamo tutti d'accordo? Ok? Controllo statistico. Se invece io guardassi... stupidaggine... quanti sono quelli primari? Questo, questo e questo, giusto? Quanti ce ne sono in tutto? 9. 9 sono primari, giusto sì o no? Quindi 9 volte su 10, che cosa dovrebbe reagire? Uno di questi qua. Mi sono distratto, scusate. Invece questo, che è un atomo di carbonio terziario, quante volte dovrebbe reagire? Una su 10. Avete capito sì o no? È chiaro? O no? Hai capito che fai quella faccia? Tu? Sì? Benissimo. Allora, vediamo qui. Qui avete l'effetto statistico. È chiaro sì o no? Quindi vedete, come vi stavo dicendo, 9 volte su 10 dovrebbe reagire il primario e una volta su 10 dovrebbe reagire il terziario. Viene seguito, la regola statistica, con il cloro non proprio, non tanto, è chiaro, non completamente. 9 molecole dovrebbero essere di questo tipo, giusto? 9 molecole su 10 di questo tipo, una molecola, è chiaro sì o no? Naturalmente se io metto il bromo, che cosa c'ha invece?
una differenza, un'energia, una differenza tra l'energia di, se ci mettessi il fluoro, dico, a parte ho detto la pericolosità, secondo me posso stare tranquillo che avrei un rapporto molto vicino a 9-1. È chiaro, sì o no? Se ci metto il bromo, che cosa succederà secondo voi? Ditemelo voi, che cosa succederà se mettessi il bromo? Si rispetta, non di più, quasi completamente la differenza di energia di attivazione. Perché quando il bromo colpisce, vedete che è molto vicino a 100 praticamente, quando il bromo colpisce gli idrogeni, se colpisce gli idrogeni primari non reagisce, anche se ce ne sono di più. Quando è che reagisce? Quando colpisce solo l'idrogeno terziario. Avete capito bene il ragionamento? Tutto? Siamo tutti d'accordo? È chiaro? Perfetto. Quindi, vedete qui quello che vi stavo dicendo, se io ho il bromo, scusate, qui c'è un errore, questi due dovrebbero essere invertiti. Quando io ho il bromo, che cosa ottengo? Soprattutto quello che reagisce è questo, quindi qui dovrebbe esserci il 99% e qui che cosa dovrebbe esserci? L'1%. Se io invece io ho il cloro, vedete che questo, ok, lo vedete bene, questo che cosa dovrebbe essere? La concentrazione dovrebbe essere l'1%, il 10%, non è il 10 ma il 36, cioè, e questo dovrebbe essere il 90%, non è 90 ma è 64. Avete capito bene, sì o no? È chiara la selezione? Sì o no? Benissimo. Allora, per concludere, abbiamo visto, quindi abbiamo discusso su questa reazione, ok? Qui c'era anche una piccola discussione. Quando? Allora, quello qui è quello che vi avevo detto. Fluoro è molto reattivo, spostandomi da questa parte diventa poco reattivo, è giusto? Se è molto reattivo con cosa reagisce? Con qualsiasi tipo di idrogeno. Se è poco reattivo invece con cosa reagisce? Soprattutto con quelli terziari. In pratica però lo iodio non riesce a reagire. Con il bromo riesco a farlo reagire ma molto lentamente. È chiaro, sì o no, la reazione è molto lenta. Ci sono domande? Perfetto. Un ultimo, vedete bene, allora questa invece riguarda già l'argomento nuovo, cioè i composti, gli alcheni. Avete capito? Vedete bene la differenza? Mi sembra che questo disegno anche sia esplicito, lo vedete bene. Questo continua a stare a energia più bassa e questo è il motivo per cui la reazione avviene ancora. Con lo iodio questo avrà un'energia di questo tipo, quindi la reazione in pratica non avviene. Vedete che passando dal cloro al bromo questa energia di attivazione è notevolmente elevata. E visto che questa è la reazione collo di bottiglia, la seconda reazione non conta più di tanto. Chiaro a tutti? Sì o no? Va bene? Qui c'è anche un effetto, ve lo dico onestamente. Io non ho, l'effetto induttivo l'ho sempre valutato, ma oltre a valutare l'effetto induttivo c'è un effetto si chiama iperconugativo, qualcosa del genere, lo trovate sul libro. Non è solo un CH3 che cosa fa? Effetto induttivo. A causa di questo effetto iperconugativo c'è anche un effetto quando c'è CH3 e CH2. È chiaro sì o no? Quindi però quello che conta è che voi abbiate capito questo ragionamento. È chiaro a tutti o no? Così alla buona. Siamo tutti d'accordo? Naturalmente vi darò degli esercizi su questo da fare, da risolvere. Qui sto continuando a dire la stessa cosa, ok? Qui si parla già delle cariche positive, lasciamo perdere, della reattività degli alcheni. Vi ricordo che questo carbonio si chiama carbonio allidico, è chiaro o no? Carbonio allidico, radicale allidico è estremamente stabilizzato, è chiaro sì o no? Ok?
né è anche il carbocatione è stabilizzato ed è stabilizzato per risonanza. Quindi questo è quello che reagisce con estrema facilità. Avete capito sì o no? Questo qua, questo carbonio. Se fosse attaccato a un benzene sarebbe la stessa cosa. È chiaro a tutti? Benissimo. Perfetto. Quanto manca? 5 minuti. Vedete qui che cosa c'è? Questo che cos'è? Il carbonio invece benzilico, e vedete che anche questo, come quello allilico che si trova qua, ok? Questo è stabilizzato da queste due strutture di risonanza, invece il carbonio benzilico è stabilizzato da tutte queste strutture di risonanza, quindi ancora di più. Il ragionamento che ho fatto, se io tolgo l'elettrone spaiato e qui ci metto la carica positiva, ovviamente questo effetto viene ancora più esaltato. È chiaro sì o no? Ci sono domande? Quindi noi la reattività degli alcali l'abbiamo vista. Ultima considerazione, magari mettendo via il cellulare, ultima considerazione. Gli alogenuri sono molto importanti per la sintesi. Cosa vuol dire sintesi? Vuol dire che alla fine del corso voi dovreste essere capaci, io vi dico, ho queste molecole nel laboratorio, voglio questa molecola che ovviamente non ho, e voi dovete descrivere tutto il cammino di sintesi per arrivare alla molecola che io desidero. È chiaro sì o no? Naturalmente il cammino deve riguardare, per essere un buon cammino deve avere, le reazioni devono avvenire con più facilità, devono esserci il meno possibile reazioni parassite. Se ci sono reazioni parassite, il che vuol dire prodotti che io non desidero, devono essere facili da separare. È chiaro o no? Mi sembra ovvio. Ora, in questo ragionamento di sintesi, vi posso già dire che gli alogenuri si usano moltissimo. Gli alogenuri non sono dei composti che si trovano in natura, va bene? Però attraverso gli alogenuri riesco ad avere, alogenuri ma anche alcol, riesco ad avere delle reazioni, quasi un sacco di reazioni. Quindi è importante avere gli alogenuri. Come faccio ad avere gli alogenuri? Parto dagli alcani, non è l'ideale. Perché non è, l'ideale? A meno che non usi il bromo, eccetera, perché che cosa ottengo? Più di un prodotto che devo separare, giusto o no? Se ottengo, se uso il bromo, la reazione regiospecifica sì, ma è molto lenta. È chiaro sì o no? Quindi in linea di massima che cosa si può dire? Che gli alogenuri è meglio ottenerli in un altro modo che vedremo più avanti. Ci sono domande? Benissimo, allora io mi fermerei qua.